Di notte tutti i babuini sono bigi. Dormire a terra sarebbe infinitamente pericoloso. Leoni, iene o leopardi sono sempre in agguato e divorare un piccolo di babuino approfittando del sonno dei maschi adulti sarebbe un gioco da ragazzi. Così ogni sera i gruppi di babuini si rifugiano su una falesia scoscesa o tra i rami di un grande albero per trovare un riparo sicuro. Ma dormire aggrappati a 10 centimetri quadrati di roccia non consente di dormire tanto profondamente quanto dormire su una superficie orizzontale. Infatti, si è potuto osservare che i babuini si svegliano molto spesso durante la lunga notte tropicale. Queste scimmie vanno a dormire verso le 6 di sera e si alzano verso le 7 del mattino e prima di cominciare le loro attività quotidiane si prendono un po' di tempo. Ci troviamo nel nord del Kenya, sulla cima di una rocca che sovrasta le savane dello Shololo. Temperatura da 25 a 30 gradi. Il cielo è sereno e non c'è neanche una zanzara. Inoltre, una vista incredibile sul monte Kenya, che culmina più a sud a circa 6.000 metri di altezza. Quando il sole comincia a levarsi verso le 8, i babuini si decidono a lasciare il loro rifugio notturno per tornare in pianura. I babuini passano la maggior parte della giornata a terra. In pieno giorno sono in grado di difendersi dagli eventuali predatori. In particolare i maschi adulti che superano i 20 kg e possiedono dei potenti canini. Questa mattina si comincia con una leccornia, i bruchi. Si tratta di un nutrimento di gran qualità perché è ricco di proteine e molto apprezzato, ma che si trova soltanto di rado. Tuttavia, i cambiamenti stagionali non disturbano granché i babuini, che sono tra le scimmie più onnivore. Sono più che altro erbivori ed essendo molto intelligenti, imparano facilmente, imitando gli altri, a riconoscere quale ciuffo d'erba occorra strappare per dissotterrare un delizioso tubero. Dotati di grandi abilità nelle mani, i babuini riescono a mangiare soltanto la parte migliore degli alimenti. La base della loro alimentazione è costituita da fiori, foglie e frutti. Diverse specie di alberi della savana hanno dovuto adattarsi alle difficoltà delle stagioni secche. Come per scoraggiare gli erbivori che avrebbero voglia di mangiare tutte le loro foglie, alcuni alberi sono provvisti di spine. Ebbene, i babuini non soltanto se ne infischiano, ma ne sono ghiotti. Queste lunghe spine hanno forse l'estremità appuntita, ma sono piene di un liquido che permette all'albero di lottare contro la siccità. Le pozze d'acqua sono luoghi dove i babuini si recano quotidianamente. Ma attenzione, si tratta anche dei luoghi dove i grandi carnivori si appostano per cacciare.
Bisogna quindi essere estremamente prudenti. Il cuore della giornata è dedicato all'ozio. Ma ancora una volta, ai fini della sicurezza, i babuini non dormono mai tutti insieme. Alcuni rimangono svegli per dare l'allarme in caso di pericolo. Un gruppo di babuini può arrivare fino a una sessantina di esemplari. Per la maggior parte del tempo la vita trascorre in una calma apparente. Ciò nonostante, esiste una rigida gerarchia sociale. I babuini hanno tutta una serie di gesti, di grida, di posture che servono a esprimere rispetto o superiorità, a seconda di chi si incontra. Il posto nella gerarchia sociale è conquistato attraverso le lotte, che sono decise e veloci. Quando un giovane babuino passa davanti a un grande maschio adulto, è sempre meglio che si produca in qualche gesto in più che in qualcuno in meno. Mostra il di dietro in segno di sottomissione e aspetta con il batticuore che il grande capo si degni di darvi un'occhiata. Il cuore della giornata è anche il momento della pulizia del pelo, un'attività che i babuini amano molto, anche se di tanto in tanto si trova qualche parassita. La pulizia sociale è importante perché fa stringere rapporti amichevoli. Ma è soprattutto tra gli adulti che la pulizia acquista una delicata importanza sociale. Dato che ogni gruppo comprende numerosi maschi adulti e femmine, si è riscontrato che esistono rapporti molto complessi tra i diversi individui. Le femmine rimangono per tutta la vita nel gruppo in cui sono nate, in compagnia delle loro madri e delle loro sorelle. Sono molto legate tra loro e più sono parenti prossime e più si curano vicendevolmente il pelo. Se le relazioni tra le femmine sono relativamente chiare, tra maschi e femmine i rapporti si complicano. I maschi adulti, più grandi e più forti, sono al sommo della scala sociale. Dominano le femmine e generalmente sono privilegiati nei rapporti sessuali. I maschi, al contrario delle femmine, lasciano il gruppo sociale in cui sono nati poco dopo la pubertà e devono integrarsi ad un altro branco. La loro integrazione si compie principalmente attraverso il corteggiamento delle femmine, che ha lo scopo di rendersele amiche. Così le puliscono, stanno vicino a loro per tutta la giornata e le difendono quando vengono aggredite da altri maschi. In cambio, sembra che le femmine permettano ai giovani maschi di accoppiarsi con loro quando sono in calore, ma di nascosto dai babuini dominanti. Guardate bene questo maschio a sinistra. È senza dubbio in rapporto amichevole con la femmina. Eppure, appena tenta di toccare il piccolo, la madre ha una reazione protettiva. O il maschio non è ancora considerato un amico abbastanza intimo, oppure il piccolo è troppo giovane perché la madre permetta ad altri membri del gruppo di manipolarlo. Durante le prime settimane di vita, il piccolo di babuino ha contatti fisici soltanto con la madre e trascorre tutto il tempo incollato al suo ventre. Ma dopo qualche settimana il babuino è già relativamente autonomo e, per quanto pericolosa, nessuna scalata lo scoraggia, ammesso che ci siano peli a cui aggrapparsi.
Dopo qualche mese, quando il pelo ha perso il suo colore scuro, il piccolo non si sposta più aggrappato al ventre. La sua posizione preferita sono i reni della madre, da dove gode una magnifica vista. Quando ha ancora poche settimane, il piccolo comincia a lasciare la madre per qualche breve istante. Esplorare un territorio, per un piccolo, vuol dire anche tentare scalate impossibili. C'è solo una difficoltà. Dove sono i peli a cui aggrapparsi? I primi contatti sociali, i piccoli babuini li hanno con i fratelli e le sorelle maggiori. Questi ultimi, che hanno solitamente circa un anno e mezzo, vivono accanto alla madre fino all'età di 2 anni. E sono i primi individui ad avere il permesso di toccare il piccolo o di farsi toccare da lui. Ma nulla sostituisce il seno materno. È con il fratello o la sorella maggiore che il piccolo babbuino comincia a giocare. Un'attività che piace al più giovane, ma che sembra annoiare il più grande, il quale preferisce giocare con babbuini della sua età. Possiamo osservare un particolare comportamento da parte di giovani femmine che non hanno ancora avuto piccoli. Appena cominciano ad avvicinarsi alla pubertà, vengono spesso prese dalla passione per i piccoli dal pelo nero e sono ossessionate dal desiderio di toccarli. Ma tutte queste buone intenzioni vengono solitamente ostacolate dalla protezione materna. Allora bisogna armarsi di pazienza. Accontentarsi di guardare, al limite annusare, ma attenzione, vietato toccare. E se proprio la giovane femmina si azzarda a toccare il piccolo, non lo fa con grande tranquillità, come mostra il suo sguardo inquieto. Stando in agguato per ore intere, ogni tanto si riesce a cogliere al volo un'occasione. Se si ha un po' di fortuna, il piccolo può allontanarsi dalla madre o la madre stessa può venire distratta da qualche altra occupazione. In quei momenti è l'estasi. Ci si permette perfino di stringere il piccolo tra le braccia. L'altra soluzione per avvicinare il giovane babbuino consiste nel corteggiare la madre. Le si pulisce il pelo con cura, tanto a lungo quanto è necessario perché la gentilezza venga ricompensata. In questo caso si ottiene il permesso di armeggiare così vicino al piccolo che con aria incurante si riesce a toccarlo. I maschi giovani, invece, non mostrano alcun interesse per i piccoli. Il loro mondo è altrove. Dai 6-7 mesi di vita pensano soltanto a giocare.
Per i giovani babbuini maschi, il gioco rappresenta un addestramento per la vita adulta, durante la quale dovranno battersi ben più spesso delle femmine. Più i babbuini si avvicinano alla pubertà, più i loro giochi si fanno violenti. E un gioco tranquillo può trasformarsi rapidamente in una rissa, in cui si mette alla prova la resistenza nervosa dell'avversario, se necessario con l'aiuto di un compagno. A volte la situazione può diventare molto tesa. Il piccolo a sinistra cerca di tenere testa all'adolescente a destra e grida per chiamare gli amici in suo aiuto. Lo raggiunge un compagno adolescente, che però è tanto spaventato da simulare un accoppiamento per rassicurarsi. Il piccolo, che vorrebbe vedere il suo avversario andarsene, continua ad urlare. Infine si decide ad abbandonare il campo, seguito dal suo nemico e dal suo difensore, che finiranno per battersi tra di loro. Ma è tra i maschi adulti che le liti sono più impressionanti. Il motivo più frequente è l'ascesa sociale. I due esemplari si guardano per qualche secondo, poi si battono urlando, muso contro muso. Soltanto di rado utilizzano i loro lunghi e affilati canini, e tutto sommato le ferite non sono frequenti. Le liti non lasciano nessuno indifferente, soprattutto non gli altri maschi adulti, per i quali il momento è politicamente importante. Ognuno osserva i propri alleati e spia i propri nemici. Altri babbuini ne approfittano per saldare anch'essi i loro conti. Un fenomeno sorprendente. Durante le liti, i maschi amici girano la testa con questo strano sincronismo. Alla fine si scatena una zuffa generale di una ventina di minuti, durante la quale possono cambiare diverse posizioni gerarchiche e formarsi nuove coalizioni. Poi tutto ritorna alla calma apparente, che può durare settimane, a volte mesi, anche se sotto sotto la guerra dei nervi continua. Sempre in Kenya, circa 300 km più a sud, la foresta che costeggia il lago Naivasha ospita delle scimmie molto più pacifiche, che si distinguono praticamente in tutto dai babbuini della savana. Il colobo guerrezza, o colobo dell'Abissinia, è indubbiamente una delle scimmie più belle. Ma la bellezza ha anche i suoi svantaggi. Alla fine del secolo scorso vennero esportate in Occidente più di 200.000 pelli per essere trasformate in pellicce e manicotti. I colobi trascorrono la maggior parte del tempo sugli alberi e scendono a terra soltanto per spostarsi da una macchia di foresta ad un'altra, correndo a tutta velocità. Queste scimmie sono dotate di grande agilità per poter saltare da un ramo all'altro. La rapidità con cui si spostano appare sproporzionata al loro modo di vivere. I colobi, infatti, vivono all'interno di piccoli territori e percorrono al massimo qualche centinaia di metri al giorno per procurarsi il loro nutrimento, costituito principalmente da foglie. E dato che le foglie si trovano ovunque nella foresta, le scimmie non devono viaggiare molto per procurarsele.
i colobi hanno lo stesso sistema digestivo delle nasiche e dei langur. La materia fibrosa delle foglie, la cellulosa, che è difficile da assimilare, viene distrutta e trasformata in zucchero digeribile, glucosio, mediante un sistema molto simile a quello dei ruminanti. Si è notato anche che mentre le scimmie onnivore, come i babuini, vivono più spesso in grandi gruppi con diversi adulti, maschi e femmine, le scimmie che si nutrono di foglie presentano invece una struttura sociale ad harem. Un gruppo di colobi è composto quindi da un maschio adulto accompagnato da 3 a 6 femmine e dai loro piccoli. Ma come per i babuini, sono le femmine a costituire la base del gruppo, dato che restano per sempre nel nucleo in cui sono nate. La vita dei colobi è particolarmente pacifica. Le femmine dedicano molto tempo alla cura del pelo e litigano raramente. I piccoli di colobo godono pienamente di questa intesa generale. Sono molto meno sorvegliati dalle madri rispetto ai babuini e sono spesso autorizzati a correre da una femmina all'altra. A differenza dei babuini, non hanno da temere l'aggressività dei maschi giovani. Qui il signore dell'harem, molto spesso il loro padre, è tutto affetto e coccole. A volte può capitare che una madre lasci per diverse decine di minuti il suo piccolo alle cure di un'altra femmina. Come nei babuini, raggiunta la pubertà, i maschi di colobo, al contrario delle femmine, vengono espulsi dal gruppo natale. Ma non hanno la possibilità di unirsi ad un altro gruppo misto e per qualche anno si integrano ad un gruppo di soli maschi, aspettando di raggiungere un giorno il comando di un harem, dopo una presa di potere sempre difficile, durante la quale occorre battersi per mettere in fuga il maschio dominante. Questi periodi di cambio di potere, che si ripetono ogni 3 o 4 anni, sono momenti di grande tensione per il gruppo. Ma in seguito tutto torna a calmarsi per qualche anno. Eppure i signori degli harem non dimenticano la presenza dei loro avversari. Senza pause delimitano il proprio territorio gridando e gesticolando tra i rami. E questo rituale di minaccia spesso è sufficiente ad evitare lo scontro. Thank you.